Domanda: quanta roba ci sta? L'età del ferro in storia, sì, cioè. Ma l'età della ruggine? Non lo so. Quell'età è andata tutto, andato tutto male. È strano. Mi verrebbe a dire: è andato tutto male! E quello va inserito. Esatto. Ok. Allora, vi parlo della Genos Tapestry. Io metterò nell'editing soldi che cadono, troverò il modo di farlo. E Brass Lancashire. Di Brass, che dire, è il rifacimento del vecchio titolo che esisteva già nel 2007. Come... Io lo sapevo. Vabbè, però allora di che stiamo parlando? Vabbè, ignoranza ci sta. E è uscito da pochi giorni l'altro che abbiamo già, ci siamo già procurati. Esatto. E questo è il secondo che è stato rifatto. Quindi sommariamente non cambia molto, le meccaniche non cambiano da quello vecchio, quindi è semplicemente un restyling del vecchio gioco. E veniamo a parlare di Tapestry. Allora, con Tapestry C, guarda, qui ho un'immagine. È un po' come bagaglio. E continuo a cerchiarla. La cerchio. È quello che dicevamo prima. Allora, questo gioco scenograficamente è qualcosa di incredibile. Cioè, c'ha delle case così, cioè è un qualcosa di abnorme. In questo gioco cosa consiste? In soldoni, andando a stringere, dovrai costruire la tua civiltà andando avanti su quattro tracciati di progresso. Ogni tracciato, che sono la scienza, tecnologia, esplorazione e guerre. Ogni tracciato ti farà fare determinati punti e condizionerà la scelta della tua civiltà. Ogni civiltà, come abbiamo letto, le 16 planiche, cioè civiltà asimmetriche, avranno un'indicazione diversa dall'altra. Il gioco, come abbiamo già detto, appare, è abnorme, le plance giganti, il tavolo con gli esagoni, che belli gli esagoni, quanto sono belli, e queste miniature fantastiche. Io credo che un bel prezzo, ma un gioco che... Ne varrà la pena, probabilmente. Ne varrà probabilmente la, esatto, pena. Esatto, di succo ce n'è tanto. Poi passiamo alla Fever Games. Paladini è il secondo capitolo del Regno Occidentale, come dicevo, nel quale i giocatori dovranno tenere il maggior numero di punti vittoria, come chiaramente il primo. In che modo? Costruendo avamposti, fortificandosi, cercando di resistere alle invasioni dei barbari e dei vichinghi. E alla fine di 7 round, come vi ho detto, chi ha più punti di vittoria è il vincitore. Chiaramente ci saranno delle azioni da fare, cercando di aumentare, come dice il nostro fogliazzo, fede, forza e influenza. Quindi sì, i settori caratteristici, esatto, di... dove si possono guadagnare i punti di vittoria. Troveremo anche l'espansione di Welcome To, che, per quello che ho capito male, è una sola espansione che sì, comprende Halloween e Villaggio Invernale. Andando avanti, Ocean Crisis. Un gioco che anche questo probabilmente Crisis. Crisis, scusami. In questo periodo, da dove c'è Greta che porta avanti la problematica dell'inquinamento ambientale, la Fever C porta sui tavoli un gioco che parla proprio di questo, precisamente nel dettaglio dell'inquinamento dell'ecosistema marino, sì. Quindi è un cooperativo dove i giocatori dovranno andare a fare delle azioni per risolvere questo inquinamento. Il gioco, è vero, è stato prodotto interamente con parte materiali riciclati, ma hanno evitato l'utilizzo della plastica. Non c'è nessun componente in plastica, proprio per evitare l'aumento di questa... Esatto. Ci trovo qualcosa di plastica. Già, le lamentele da dito, attenzione. Insieme al gioco base ci sarà anche l'espansione Catastrophe. Catastrophe, pensa che macello. Tu stai a pulire la spiaggia e poi sbadaboom. Esatto. C'è anche Paleolithic. Sì, che sembra il fratello, sembra. Non so, sì, perché graficamente sono uguali. Non è un cooperativo, però sono No, questo è un piazzamento lavoratori. Esatto, molto simile a... Ci è sembrato, perché ho scritto qua, un gioco molto più semplice di Stone Age. Sì. Ci sembra quella tipologia di gioco. Ogni meeple fa un'azione, ogni azione ti dà qualcosa, cioè, piazzamento lavoratori, esatto, che producono determinate risorse. Esatto. Anche qui ci sono degli animali bellissimi. E due espansioni. La prima, Dawn of Humanity e Seafarer. Io non li so. Ah, questa è la difficile. Seafarer, non lo so. In più ci mettiamo una chicca che secondo noi ne vale la pena mettervi. Ci sarà la possibilità di provare in anteprima un gioco dell'autore Danilo Sabbia, che è l'autore di Gwendake.
per chi conosce, ci porterà un prototipo chiamato, al momento si chiama Indians. Sì, è un nome provvisorio. Esatto. È un gioco completamente incentrato sullo sviluppo delle proprie tribù, sfruttando, per quello che sappiamo, un'interessante meccanica di selezione e piazzamento dati su plancia centrale. E passiamo rapidamente a, questo lo facciamo con immenso piacere, io soprattutto, Luplay, come sapete probabilmente, questo l'avete già letto, non saranno presenti con uno stand a Lucca, però saranno presenti Stefania Niccolini e Marco Canetta, che sono gli autori di The Long Road, Zanguo. Porteranno un altro gioco, un'altra loro creazione, e ci sarà la possibilità di giocarlo con loro proprio nel reparto gioca con l'autore, e quindi vi invitiamo, se volete, ad andare a provare questo gioco. Il gioco si chiama Pirates Under Fire e parla di pirati sotto un fuoco nemico. Allora, in questo gioco avremo delle navi. Dovremo posizionare delle navi sulla plancia. Posizionando delle navi ci saranno degli effetti particolari che quelle zone di mare attribuiranno alla vostra nave. L'obiettivo qual è? È cercare di distruggere la nave dell'avversario. Quindi potremmo, le navi dell'avversario. Potremmo quindi attaccarlo facendo partire delle cannonate in linea retta, quindi in maniera ortogonale o anche in maniera obliqua, e quindi affondare, mandare in fiamme le navi dell'avversario. Questo cosa comporta? Che a fine partita tutte le navi che verranno messe hanno una numerazione, quindi c'è un modo specifico di inserire queste navi, di creare delle liste di numeri che vanno dal più piccolo al più grande per creare una combo di punti. A fine partita si andranno a calcolare in maniera ortogonale, quindi orizzontale, verticale, anche nella metà campo avversaria quante navi abbiamo. Tutta questa serie di meccanica vi darà un totale di punti che decreterà il vincitore. È interessante, è un gioco uno contro uno che però ha il suo perché, secondo me. Quindi vi consiglio di andare a fare un salto e provarlo. Rick e Morty 100 giorni. Allora, questo gioco è un gioco da 2-4 giocatori di 30-45 minuti. Per quello che ho capito, perché non spiega bene il gioco, vi faccio capire la tipologia di gioco, dovrebbe essere uno stile Munchkin. Perché? Perché tutta la spiegazione dell'ambientazione del gioco finisce con questa frase: giocando bene le vostre carte potrete essere il cetriolo nelle chiappe dei vostri amici. Quindi mi va a pensare che è un po' un Munchkin. L'altro gioco che uscirà è L'Isola dei Vulcani. Gioco 2-4 giocatori, 45 minuti. Da quello che c'è scritto sul sito sembra, tanto per chi l'ha giocato, un gioco alla The Island. C'è quest'isola che sta andando alla distruzione, sta cadendo. Lo scopo del gioco è cercare di salvare il più possibile i personaggi, i meeple della propria tribù, cercando però di ucciderne il più possibile gli altri. 15 uomini, un altro titolo interessante, tema piratesco, dove un gruppo di giocatori, 3-5 giocatori, il gioco è di 45 minuti, è un gioco di, mi viene di una bastardaggine unica, cioè facciamo parte di una flotta, lo scopo è riuscire a prendere più uomini possibili rispetto agli altri, corrompendoli, dando fastidio agli altri, cercando di diventare il capitano. Il famosissimo ammutinamento. Esatto, il famosissimo ammutinamento. Un altro gioco che molti di voi stanno aspettando e non si sa se ci sarà per Lucca, sarà l'espansione, il nuovo set di carte di Keyforge, Mondi in Collisione. I nuovi set, sì. Okay. Andando avanti troviamo l'espansione di Ticket to Ride. Questa si trova ad Essen, ecco perché la citiamo. Se sarà Essen, spero che si trovi anche a Lucca. L'espansione con le mappe dell'Italia e del Giappone. Cosa che io sto aspettando, sinceramente. Beh, quella dell'Italia è da prendere, quello è da prendere. Un altro gioco molto 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 cercato, molto parlato e chiacchierato del web è Wookie Race. Sì, che doveva uscire tra l'altro a Modena. Esatto, cioè questo gioco è rimandato da tanto tempo. Sul sito dell'Asmodi viene marchiato novembre. Io, fiducioso, ce l'ho messo con la speranza di trovare almeno un tavolo dove si possa provare. Wookie Race, ragazzi, è il classico gioco stile Wookie Race. Cioè, prima di Mario Kart esisteva Wookie Race, esisteva. Dove c'è il buon vecchio Dick Dastel D, si dovrebbe chiamare, e, esatto, e Matley, giusto, era lui il cane.
e Matri, quindi è una corsa slealissima su un percorso dove si tireranno, ci si farà rispetti tra i corridori, tra diciamo questi bene. Piloti che cercheranno di arrivare alla fine. Bene. Gaeton Games che ci porte la sudata. È difficile farti uscire così. Che ci porterà. Sono rilassato, mi rilasso. Vai. Scarica un pochino. Questo... La Gaeton Games ci porterà quei giochi che a Modena ci aveva portato in anteprima. Sì. E sono, allora, Gorio, Glenmore 2, Seven Sins, Seven the Sins, Collier de Paris, Florenza, Dice Game, esatto, il gioco di dadi, e Mississippi Queen. Questi sono quelli che potremo che noi abbiamo che già citato giocare. Nelle uscite passate. Questa volta, Luca, cosa faranno? Come hanno fatto a Modena, porteranno altre 4 anteprime. Quindi ci sarà la possibilità di testare questi giochi, di provare questi giochi. Non particolari. Esatto, non ci hanno dato i dettagli delle meccaniche, più l'ambientazione ci è stata spiegata. Tutti hanno in comune una forte ambientazione, perché ad esempio abbiamo Across, un gioco per due giocatori, un gioco asimmetrico, quindi se rimaniamo in linea con quello detto prima, va preso anche questo. Andiamo a casa. Qui si parla del in principio era il caos, pigro, informe e mutevole, insoddisfatto del nulla che lo circondava, decise di prendere forma nei cinque elementi. Che sì, in questo dividendo, momento perché non è finita, no? Dividendo la propria primordiale essenza in frammenti di esistenza autocoscienti. Che se in questo momento voi state facendo altro e siete un po' impegnati, sembra una supercazzola all'orecchio. Poi c'è un altro gioco, A Sky of Stars. Un altro molto ambientato. Molto ambientato, si parla di costellazioni. Ricordano degli oggetti, delle creature fantastiche, degli animali. La domanda del gioco è: sarete in grado di individuare anche voi la vostra costellazione e tracciarla nel cielo A Sky of Stars? After Nova. Questo è un gioco da 10 minuti a giocatore e da 3 a 6 giocatori, quindi può arrivare a durare 60 minuti, come può essere anche 30 minuti. È un gioco, parla qui, l'ambientazione qual è? Un sistema solare è appena stato distrutto da una supernova. Cose da poco. In questo gioco dovrete reclutare una squadra di zampe esperte. Dice, dovrete scendere a compromessi con gli avversari per la divisione di compiti e dei guadagni. Quindi credo che ci sia una particolare interazione tra i giocatori per sì. Discutere di queste necessità di cui avrete bisogno. Infine, l'ultimo è Taciuto. 45 minuti, 2-4 giocatori. È ambientato nel 1532, il buddismo, parla del buddismo che arriva in Giappone. E di cosa parla? Interpreteremo dei monaci che dovranno raggiungere il livello più alto di spiritualità attraverso una profonda meditazione, e il principe, che abbiamo dicevamo prima, proclamerà il grande guardiano del sacro giardino con una meccanica che purtroppo non conosciamo, e quindi ci sarà una lotta a chi prega di più, fondamentalmente. Vado a caso? Secondo me è un gioco, probabilmente un piccolo gestionale, dove dovremmo andare a creare il nostro villaggio e spero anche con bella estetica ci avremo la possibilità di creare questi tagiuto. E probabilmente magari creare delle colonnine uno sopra l'altro. Chi riuscirà a farne 4 verrà proclamato vincitore. Qui di seguito vi metto degli aggiornamenti che in fase di editing abbiamo trovato sul sito Asmodee. Primo gioco è Mostri Mangioni, per il 30 ottobre Yum Yum Island. L'1 novembre uscirà Marvel Champion, il gioco di carte. E infine, sempre l'1 novembre, due espansioni, Le Case della Follia, Il Sentiero del Serpente e La Leggenda dei Cinque Anelli, La Legione dell'Imperatore. Come sempre noi vi ricordiamo di mettere un like se il video vi è piaciuto, è interessante, se insomma lo reputate un buon video. Condividerlo, perché dovete far sapere ai vostri amici che giocano a tavolo con voi quelle uscite di Luca. Minimo tutti quelli che vengono a Luca che conoscete devono saperlo, perché sennò che lo facciamo. Terzo, commentate soprattutto se quali sono i giochi che voi comprerete. Esatto, quelli che vi interessano di più.
quelli che hanno suscitato maggior... Se no faccio partire l'hashtag, se non comprate niente... Hashtag cosa? Noi diciamo cosa, dalle parti nostre cosa hai comprato? Cosa? Cosa, cosa. Quindi se non comprate niente faccio partire l'hashtag cosa. Hashtag cosa, se non vi piace hashtag cosa, perché, perché no. Esatto, e infine se è la prima volta che vedete un nostro video... Esatto, mettete il link. Iscrivetevi e se vi interessa attivate anche la campanella per le notifiche. Esatto. Detto questo... Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. E ci vediamo a Lucca. A Lucca. Ciao ciao. If we sell